Un lungomare sempre più adatto ad ospitare cittadini e bagnanti. A Trani è addirittura d'arrivo il primo dei quattro interventi di rigenerazione costiera del lungomare tranese. Un progetto complessivo che cambierà il volto della città da qui ai prossimi mesi. L'obiettivo è consolidare le pareti di contenimento dall'azione erosiva del mare e poi soprattutto aumentare la fruibilità per i cittadini. Questo è il primo lotto che è ovviamente arrivato, addirittura d'arrivo per quanto riguarda la consegna. Poi avremo quello di Capocolonna e poi quello della Villa Comunale. Sicuramente un intervento importante, i lotti sono quattro. E quindi oggi, queste ultime operazioni di sistemazione determineranno ovviamente una maggior fruibilità di questo tratto che è in pieno centro cittadino. Ed ecco allora i primi interventi, prossimi alla conclusione, quelli messi in atto nella zona nota come Scoglio di Frisio dove è stata realizzata una spiaggia in ciottoli di quasi 200 metri nelle ultime ore è stato effettuato l'ultimo intervento di livellamento contemporaneamente è stato anche sistemato il marciapiede nonché la discesa che conduce al mare ma non è tutto con il coinvolgimento di alcuni percettori del reddito di cittadinanza è stata effettuata anche la pulizia dell'aria fondamentale anche il coinvolgimento degli amici del mare. Noi ci dedichiamo mensilmente alle bonifiche dei litorali, tra cui anche questo pezzo del litorale che è stato recuperato alla fruibilità del, della gente. Noi mensilmente facciamo le bonifiche e cerchiamo di, di pulire il, ciò che lasciano purtroppo eh, eh, la gente. In parte il mare, in parte la gente, perché anche il mare fa la sua parte. Lo scoglio di Frisio è quasi pronto, per gli altri tre interventi si procede nelle prossime settimane. Il tratto di capocolonna idem, una volta sistemata la, la scaletta d'accesso al mare sicuramente eh, potremo potremmo aprirla e poi la, gli altri due interventi necessitano di più tempo, quello della villa comunale, però contiamo sicuramente nell'arco di un mese di, di, di poterli completare.